Sicuramente il Giotto di Genova ha segnato un punto di non ritorno e prima di affrontare altri appuntamenti importanti in ordine pubblico c'era la consapevolezza che ci dovesse essere una svolta sotto tutti i punti di vista, non era solo per i reparti mobili. Avanti! Avanti! Versiglia! Avanti! Forza Italia! Carica! Questo è tra gli istituti di formazione della Polizia di Stato tra i più grandi e più significativi. Si svolge l'attività formativa per le figure professionali, per le qualifiche, per i ruoli della Polizia di Stato, per ogni competenza professionale. Chi arriva in questo centro? Dai funzionari, alle competenze anche del territorio, delle questure, i reparti mobili. La consapevolezza che tu hai delle responsabilità, prima verso gli altri, poi anche verso te stesso, ci ha consentito di costruire una scuola che non esisteva e che secondo noi veramente ha cambiato l'impostazione di base, cioè proprio l'approccio mentale è completamente diverso, non è paragonabile. Allora, quindi si può dire che l'ordine pubblico è una questione culturale? Assolutamente sì. Chi ha responsabilità di direzione e di comando deve capire che ci sono situazioni di stress che più facilmente possono generare l'errore. Tutto quello che viene fatto qui è fatto per costruire innanzitutto una cultura diversa, per questo si parla di dei servizi di mediazione fatti dalla Digos, dei servizi di pianificazione fatti dalla Questura, si parla anche di comunicazione, di quanto sia importante, perché una comunicazione corretta aiuta a stemperare gli animi. Poi si fanno anche le tecniche operative. Il nostro compito non è quello di arrivare a contatto, non è il nostro interesse. E non è ciò che deve avvenire. Ecco, se doveste rispondere a chi invece vi accusa di esagerare con lo sfollagente, di accanirvi spesso contro i manifestanti, che cosa rispondereste? Io non la vedo così. Posso venire con noi a manifestare, a vedere cosa facciamo noi. Certo, l'errore, se vogliamo parlare di errore, può capitare perché lo stress è eccessivo, è tanto e bisogna valutare ogni servizio e ciò che accade. È difficile riflettere quando sei sotto stress, se tu hai un momento lungo, perché 1 o 2 settimane vivendo qui è un periodo lungo, hai 1 o 2 settimane di tempo per riflettere fino in fondo su quelle che sono le conseguenze di ogni tua azione o anche di ogni tua frase, cambi. Vuol dire, senza timore di essere smentito, che un'altra Genova non è più possibile? No, l'ha detto il capo, per cui posso dire le mie parole sono assolutamente inutili, ma io ne sono intimamente convinto. Torino avanti! Avanti! Alto! Alto! Non credo che nessuno oggi, ma così come probabilmente in passato, possa negare che la Diaz sia stata una pagina per noi nerissima. Dalla parte dell'opinione pubblica probabilmente lì si è pagato troppo poco per la macelleria messicana e questo lede all'immagine della polizia ancora oggi. Per me commentare, glielo dico serenamente, l'esito processuale è molto difficile. Forse il concetto della prescrizione fa dimenticare che comunque sia, al di là delle prescrizioni, i fatti contestati hanno portato complessivamente, per quanto riguarda solo la Diaz, quindi escludendo anche altri episodi, a quasi un secolo, sono oltre 90 anni di reclusione. Meno spetta dire se questo sia abbastanza o troppo o poco. Questo è un dato oggettivo. Poi, ecco, l'importante è che si conosca che comunque sia ci sono oltre 90 anni di galera comminati a operatori di polizia per gli errori che in sede giudiziaria sono stati dimostrati, al di là delle prescrizioni.